ma su questa vittoria c'è sicuramente anche la firma, anzi il braccio di Marconato che ha salvato la zona più pericolosa del Legnano. Cosa è accaduto poi? Legnano anche protestato perché chiedeva il gol. Secondo me la palla non è entrata, anche perché il segnalino era ben piazzato, ben posizionato, quindi adesso io non te lo saprei dire, però il segnalino era proprio in linea con me, quindi lui aveva la visuale proprio chiarissima, e se non ha alzato la bandierina significa la palla non è entrata. Cosa è cambiato con l'arrivo di mister Romignani in nuova presidenza, oltre questa vittoria che in casa mancava da diversi mesi, oltre che il gol casalingo? La nuova presidenza ha portato, cioè sono venuti a parlarci chiaramente in spogliatoio, hanno detto che bisogna salvare a tutti i costi la categoria. Il mister ha portato un entusiasmo d'altri tempi, definiamolo così, e sta dando i suoi frutti, insomma. Riguardo questo entusiasmo d'altri tempi, abbiamo anche parlato delle famosi ormai lacetti rossi alle scarpe, e anche oggi abbiamo ricordato la capriola all'indietro, che mister Rumiani ci ha ricordato che avveniva quando lui allenava la Samp intorno agli anni 90. E non è finita, secondo me, qualcos'altro succederà anche domenica prossima. Adesso sono due partite molto difficili, contro Busazzizio, contro la capolista, poi contro una Reggiana che anche lei è nei quartieri alti. Come le affronteremo? Niente, come abbiamo affrontato oggi Legnano, attenti, accorti, e quando magari andiamo là dobbiamo essere bravissimi nei contropiedi, insomma, dobbiamo avere un'attenzione ancora superiore rispetto a oggi.